Mentre camminate, ormai Whitestone si fa molto vicina, ormai cominciate in lontananza a vederla, vedere questa enorme torre bianca, questi muri bianchissimi. Però adesso davanti a voi si trova un piccolo fiume che vi blocca il cammino. C'è un ponte che va da una parte all'altra. Il ponte è in ottimo stato, nonostante la neve si posi sopra, però sembra che venga pulito ogni volta. Si vedono le linee dei carri, le impronte dei cavalli sopra, la neve fresca. Ai lati dell'entrata del ponte vedete ovviamente delle spine di ferro, su cui alcuni ci sono dei piccoli teschi, perfettamente puliti e messi come se stessero guardando il traffico, tipo degli autovelox. Che Che bello! cacchio! E c'è Carini! invece, dall'altra parte vedete un cartello, invece. Sta girato dalla vostra parte, quindi più o meno riuscite a leggere quello che c'è scritto sopra. Benvenuti. E che c'è scritto? Non è controllo, credo. Benvenuti, non è molto apprezzata però, eh. Cioè, nel senso, vediamo che cazzo. Io guardo i teschi, master, sono magici. No. Teschi magici. Vorrei vedere Ok. se erano davvero autovelox. Prova a Non correre. come l'hai capito? Io provo a Lui, correre. sesso femminile, Prova a ovviamente. correre davanti al teschio. Se inizia a squillare è un autovelox. Se vai troppo forte ti morde. Che bella cosa. Bisogna crearla sta cosa. Già stato, già Sì, stato. infatti. Ci sto creando un compagno lanterna. Ok, comunque, oltre al benvenuti, riuscite a vedere che è scritto in varie lingue, di cui più o meno tutti ne conoscete due, tranne Ada. Io conosco tutte le lingue, però Tranne vabbè, andiamo Ada è avanti. l'unica che riconosce solo il comune, perché finalmente ha imparato a leggere. Brava, brava. Io ora conosco tutte le lingue, però va bene. Tu aspetta ancora. Allora, dicevo comunque, su questo cartello in comune c'è scritto anche che i mercanti che arrivano da fuori devono avere una licenza per poter attraversare, altrimenti verrebbero schiacciati. Come verrebbero schiacciati? In che senso? Dai teschi. Dai teschi, Ah, ok. che bello. No, aspetta, come schiacciati? Riesco a trovare qualche altra Senso scritta? letterale Hanno un strano senso dell'umorismo da queste parti. No, non ce l'hanno. La domanda è, mi volto verso gli altri. Ragazzi, ma noi come veniamo considerati? Profughi? Considera il carro di Nadia un carro da mercante, quindi in teoria sì, siamo considerati mercanti. Merda. Ok, mi volto verso Nadia. Nadia, hai una licenza? Qualcuno c'ha delle licenze qui. Nadia ti Non ho licenza, guarda però. come per dire. Che cazzo è una licenza? Lei non è mai arrivata fino a Whitron. Di solito se ne occupavano le guardie loro. Andavano, prendevano i carri da Whitron, andavano a Walsby, caricavano e tornavano indietro. Lei si occupava soltanto di andare da Walsby alla terra dei signori dei Mammut. Quindi abbiamo un grosso problema. Ok, Parliamo. allora, Lei è il problema. dall'acqua del ponte, da quelle piccole pozze non ghiacciate del ponte, vedete uscire tre creature che sembrano ricordare degli orchi, però la loro pelle è blu e il fatto che ci abbiano una livrea simile a quella dei pesci non vi fanno pensare effettivamente a degli orchi. Semplicemente si avvicinano. Mentre vi avvicinate, uno di loro porge la mano e vi chiede di dargli, vi fa carte prego, in un comune che fa più pena di quello di Ada. Almeno Ada sa parlare. Immagine delle bestiacce. Si chiamano Merrow. Sono una specie di orco che vive nell'acqua. Di quello che sapete sono degli orchi che di solito, di una razza di orco che vive nei mari. Oppure nei laghi, però questa razza sembra essersi adattata al clima arido e arido, sì. Al clima molto freddo e ghiacciato di questa zona. Però fisicamente vi sembrano simili a un normale Merrow. Quindi probabilmente resistente al freddo. Come qualunque cosa, Sì, ho una resistenza praticamente. R, quindi Sì. ok.
Ma sai com'è, ormai è... Se tu lo dai per scontato, io no. Ok. Perché io può. E questo sta ancora aspettando lì, mo che cazzo facciamo? Ho chiesto le carte. Beh, colpa di... carte non le abbiamo. Questa abbiamo le carte non ce le abbiamo. Che cazzo facciamo? È colpa di questa qua che non ha le carte, non nostra, dai. No, è vero. Ah no, va bene, le abbiamo già chiesto se ha... se sa qualcosa di carte. Sì, ma considerate che dalla faccia che c'ha è proprio come se non avesse mai sentito parlare di questa cosa, eh. Ecco. Ok. Proviamo a chiedere. Eccola. Proviamo a chiedere se è una cosa nuova questa, la, questa richiesta di documenti. Dove possiamo reperirli? E se noi non possiamo mercare. Dettagli. Quello magari, quello dirgli... magari non, no, però... Direi potremmo dirgli che non siamo mercanti. È un mercante, noi ci ha solo accompagnato teoricamente, no? Noi siamo la scorta. Noi siamo, sì. Noi siamo avuto professione. Noi che non serve il permesso di soggiorno qua. Che... Cosa? Il tiro di professione per la cittadinanza. E si scoprì che erano orchi leghisti. Oh no! Ai, vabbè, ai, comunque ai. Ragazzi, giochiamo, dai, 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 dai. E fu così che guadagnai 40.000 gold, allora, così a caso. Io guardo gli altri, cioè, guardo quel chi dovrebbe essere più, più carismatico di me. Di tutti. Tutti, anche Ada. Tipo tutti tranne io. No, no. È vero, c'ho carisma 8. Appunto, no, anche Ada ha più carisma di me. Io nemmeno. Davvero? La Madonna, sei... Ok, ok, ho trovato qualcuno che è meno di me, vedi? Facciamo gara, dai. Carismatici come un tavolino dell'IKEA siete, praticamente. Però quando non parlano svedese... Ascolta, io ho altri... Io ho altre cose, ok? Ecco. Ho altre, abbiamo qualità. Altre qualità. In tutto questo, questo sta ancora aspettando così, e vedete... Vedete anche gli altri due che vi stanno guardando. Effettivamente, ragazzi, quindi che cazzo facciamo? A chi cazzo la... la diamo? Non abbiamo... Che cazzo la diamo cosa? Non lo so, la... non è craniato. Loro ancora vi richiedono, sempre lo stesso, fa... Fogli, per favore, vedi la mano sempre lì, sta guardando. Io gli darei un pezzo di carta così, in bianco. Fallo! Purtroppo non ho bluff. Non ha specifico, Dategli bluff. Aspetta, io vedo, io guardo nella mia borsa, prendo uno dei pezzi di carta e lo porgo a come che ti chiami? Aspettami, porco di Caleb. E lo porgo a Caleb. Caleb dice che tutto va bene, che sono le carte. Anche Ada sfila da una delle sue tasche una mappa di casa per arrivare a casa. Prendo la carta che mi ha portato Lally, se gliela do. Porgi anche quella di Ada, la mappa? Ma sì, ok. Più riusciamo, più gliene diamo. Ok. Più carte ci sono, meglio è, no? Allora, prendono le carte. Allora, nel momento in cui la prendono, vedete praticamente che la mappa che ha dato Ada sta praticamente rivolta verso di voi. Li guardano e fa: carte non in ordine, pagate tassa. Aspetta, io ne prendo una, prendo l'altra. Le scambi di posto faccio adesso. Porco Giuda, che gruppo di coglioni. Sono felice. No, io mi porgo la mano in più, faccio la mano. Ok, questo è troppo anche per me. Sei fatto anche tu, che cacchio vuoi? Almeno non ho la battuta. Sì. Comunque di nuovo riguardano le carte, fanno ancora non in ordine, pagate tassa. Quant'è la tassa? Quant'è la tassa? Un fiorino. No. No, ti prego, no. Voi date noi renna. E il carro è guidato da una sola renna. Ok. Fiorino, quindi. No. Come pagamento vuole quella. Il pagamento vuole la renna.
la re, ma vedi Nadia che lo guarda malissimo e mette e vedi che da una mano lascia la redine dell'arena e mette la mano sull'ascia. Calma, non agitiamoci qui. Ma compa, ma non possiamo pagare con soldi? No, noi volere mangiare. Che per una volta volevo fare il creacqua. Io ho delle razioni. Non avete capito? Loro vogliono la renna. Abbiamo tirato giù la renna. Ma aspetta una cosa, ma scusami, ma io mi volto verso Ada. Ada, ma non puoi cacciare una renna? Vedi Ada che guarda la situazione. Ma secondo me ci stanno prendendo per il culo. Ah. Cioè proprio... scusami, ma fammi... Io mi volto verso Ada e dice... Ma, e dico, ma scusami, ma se si stanno prendendo per il culo, perché altro non li hai fatti esplodere? E guarda, beh, all'inizio credevo fossero seri, poi ho visto che hanno preso la mia mappa al contrario e hanno detto che i documenti non sono in ordine. In quel momento ho detto, ma questi ci prendono di culo. E stavo guardando la situazione. No. Io faccio per dire qualcosa e... C'è ragione. Ha comunque saggezza 18, non è stupida. Immagino la scena, perché la mappa al contrario? Io saggezza 8, per cui non ci arrivo. Io non l'ho capito, la mappa al contrario. Mi avete solo lì che... Quindi loro sono lì praticamente che stanno aspettando. E io faccio spallucce e incocco una freccia. Cioè per una volta che si può risolvere senza le mani. Vabbè, risolviamola con le mani. Cioè, con intimidire. Infatti senza le mani utilizziamo i pugni. Ma io non posso non no, dire senza, niente. Senza le mani nel senso che senza le mani ci lasciamo loro. Guarda, se mi tiri di intimidire e passi il tiro, lo accetto, te lo giuro. Ti prego, tirate di intimidire qualcuno. No, io non ce l'ho intimidire, ragazzi. Cazzo. No. Per fortuna che non ci conti. Un po' schifo. Per fortuna non ci contare più su di me. Oh! Posso Boom! Ma c'è un piccolo. Ah, okay. Che succede? E non ho carisma. Tutto carisma. Non è carisma. Volevo provare io, ma ok. Da notare Ada. Ragazzi, Ada è il primo tiro che ha fatto bene. Boom. Ada riprende due fogli. Gli prende delicatamente la mano a quella, gliela piega quasi per spezzargliela. Quasi per spezzargliela, però sente il dolore, lo vede fisicamente che sta soffrendo e fa: adesso noi passiamo e ci lasci andare. La renna te la vai a cacciare tu. Poi prende un dito e glielo spezza. Perché sì. Vabbè, insomma, una Jedi ha fatto questi non sono su... i Jedi che state cercando. Sì. Questi non sono i droidi che state cercando. Cioè, no, questa è l'arena che state cercando. Questa non è l'arena che state cercando. Ma non è l'arena che state cercando. Cioè, no, ma è bello che noi abbiamo probabilmente sentito il crack. Sentite proprio così? E lo sentite mentre lui buttare giù un urlo devastante e gli altri due pure se ne scappano lasciando mentre il passaggio libero. Ok. Tiratemi di percezione. Ah, oh, mi piacciono questi tiri. Oh, vabbè, dai. No, ok. È bello perché ma sei il mio personaggio dopo gli dice coglioni. Il tutto questo, allora la scena è questa. Caleb si affaccia per vedere. Quel 40, porco di un Caleb e Lily si affacciano. Caleb vede, appena si affaccia, vede proprio la scena del dito di questo qua quando se ne corre. Che fa tutto fa proprio, si muove tipo la matita. Guardate che è morbida. Stessa scena, il dito. Vedete, è tutto blu, però il dito è rosso. vedi a un albero, vedi anche Lily, vedete che vicino a un albero c'è un corpo. Corpo, soltanto un corpo, non è un corvo. Corpo. No, corpo, un cadavere. Un cadavere. Ecco, oh, c'è un cadavere. Abbiamo controllato. Così totalmente a caso.
Hai che palle. È un cadavere. No, però effettivamente là, là c'è, c'è un cadavere. E quindi? Praticamente lo vedete con due parti dilaniate. Sì, vedete da due parti, mentre sta diviso in due parti all'altezza del petto, come se fossero in tre. Vedete due un'artigliata fortissima che praticamente l'ha aperto in due. Però tutti i vestiti sono grosso modo ancora intatti. Tutti i suoi beni sono abbastanza intatti. Beh, nel momento che me lo indicano, cioè, ma è su un albero praticamente? No, è accanto a un albero. Ah, ma riusciamo ad avvicinarci? Sì, praticamente quando vi avvicinate vedete anche del pelo è trascinato una striscia di sangue dove si sono andati a rifugiare i Merrow. Che cani, che cani. Vedi Ada, ma forse devo spezzargli il braccio, non il dito. Ma forse dovevi fargli praticamente la stessa cosa che ha fatto a questo corpo, ma tipo all'altezza del collo, no? Anche. Ma sapete che vi dico? Ma sì, vai. Ma se facciamo un altro po' di pulizia? Visto quello che hanno combinato a questo poveraccio. Che tipo di pulizia vuoi fare? Abbiamo Etnica. Visto dove... Ma porco. Scusami, cosa che hanno combinato? Detto. Guardalo! Hai pensato di farti crescere due baffetti qua sotto il naso? No, eh? No, non ci sto bene. Vedi Ada? Effettivamente. Ragazzi, guardate che cazzo ha combinato. Sì, ma se hanno preso in giro noi avranno preso in giro anche altra gente, quindi. Sì, infatti. E ho capito, però se passa qualcun altro e gli fanno del male, mica sotto. Infatti come Ada. Infatti Ada è dalla tua. Ada per lei va bene. Ah, uccidiamoli, vai. Vabbè, magari non ucciderli, però cercare di fargli capire che non. No, io non questo so non è per disturbare altri viaggiatori. Master, sì. Io cosa so di queste di questa razza? Cioè so che sono malvagi di natura o... Sai che sono legati agli orchi, quindi il sottotipo è gigante, sono gli umanoidi giganti e sono malvagi, sì, sono malvagi. Sai anche comunque che sono molto forti, resistenti e che i loro artigli possono fare veramente ma veramente male. Infatti questo qua è praticamente di allenato. Chi l'ha spezzato del dito? Io mi volto verso gli altri. Beh ragazzi, ma sono comunque creature malvagie, cioè nel senso non le ho mai incontrate, ho letto di loro, però tendenzialmente sono legate ad altre creature come gli orchi, cioè... Che figo, non ho mai incontrato un orco. Meglio di non incontrarli, sono brutti. Stai parlando dei miei parenti. Beh sì, la maggior parte sono brutti. Ehi, hai preso dalla parte migliore tu, da quella umana. Beh sì. Comunque sono mezz'orco. È più bella esteticamente. Sì, è un mezz'orco Caleb. Poi... È un mezz'orco Caleb, è per giunta figlio di due mezz'orchi. Quindi vivo la razza da scudo. Sì, lui sì. Quindi, cioè... hanno fatto sto disastro, potrebbero farlo a qualcun altro. Io direi di almeno di spezzargli tutte le ossicine delle dita, almeno così non possono più dilaniare nessuno. Io direi di dilaniarli invece, pan per focaccia. Piuttosto che farli torturarli, meglio porre fine alla loro vita. Sì, era un modo per dire magari a qualcuno... Qualcuno preferiva lasciarli in vita, cioè se io sono favorevole al... Se si può ragionarci con loro, farei per lasciarli in vita, però se non si può, cosa vuoi allora, che ti dica? Parlano un comune molto sdentato. Potremmo provare. Quindi potremmo provare a convincere, di sicuro sono spaventati da noi adesso. Appunto. Soprattutto da Ada. La prima volta che... Ada è il nostro asso nella mano. La prima volta che Ada fa un buon tiro in intimidire e minchia che tiro, cioè. Vabbè, che... Quindi, non lo so, proviamo a rompergli il culo, insomma... A vendicare quella povera anima. Appunto, quello, grazie. Prego.